L'edizione dell'anno 2013 del Cookie Mountain Film Festival ha ricalcato le importanti, consolidate collaborazioni con Trento Film Festival e con Leggi Montagna, premio audiovisivi, ma ha aperto anche nuove strade oltre confine con il sostegno del Bovez Outdoor Film Festival. 5 giorni di appuntamenti con oltre 25 eventi suddivisi sul territorio della Valcanale a Malborghetto, Valbruna e Tarvisio hanno offerto una panoramica del cinema di montagna, ma anche un approfondimento su temi quali storia, cultura e tradizione del territorio. L'apertura del festival si è tenuta al Museo Etnografico di Malborghetto, dove si è trattata l'area tematica della Seconda Guerra Mondiale, con 2 film e uno spettacolo. Ed il reparto entra in stazione. Il treno attende. I temi di fondo riguardavano fatti che hanno coinvolto la nostra regione, come il passaggio sulla linea ferroviaria dei deportati dopo l'armistizio dell'8 settembre e l'affondamento del piroscafo Galilea, che provocò quasi 1000 morti tra gli alpini della Iulia. Centauro e Siena lungo il fiume Calamasso. Gli uomini pazienti attendono ancora. Dalla storia si è passati ai temi della montagna, vissuta nel suo aspetto sportivo, come nel caso del documentario sulla Supermaratona dell'Etna, che porta i suoi concorrenti in prossimità del cratere sommitale del vulcano più alto d'Europa, dopo 43 interminabili chilometri e 3000 metri di dislivello, offrendo anche importanti spunti all'ambiente scientifico. La giornata è bellissima. Ma io amo molto questa montagna. Montagna e grandi imprese, come nel caso di Nives Meroy e Romano Bennett, che insieme hanno raggiunto 11 dei 14 8000 della Terra e che sono stati testimonial d'eccezione alla presentazione del Alpe Adria Trail, un progetto Interreg Austria-Italia che prevede 43 tappe di trekking dal Grossglockner fino al mare di Muggia. Ma non è stato tralasciato neppure l'aspetto letterario della montagna, con approfondimenti di Luciano Santin su Julius Cugy, primo cantore e scopritore delle Alpi Giulie, che attraverso i suoi testi e numerose fotografie originali ha destato vive emozioni per mezzo di un'anteprima d'epoca degli odierni libri illustrati. Cugy, che viene considerato in genere un po' passatista, qui invece è piuttosto moderno. Le montagne sono state però protagoniste a 360 gradi. Non solo i nostri monti quindi sono stati i primi attori, ma anche quelli lontani, esplorati con fatica e a spregio di grandi rischi, di cui si sono offerti resoconti filmati di grande interesse. Sport e cultura, ma anche cultura e arte, sono e saranno i motori di questo evento, in collaborazione con le associazioni e gli storici del territorio, che si sono adoperati per offrire un panorama più ampio possibile ai numerosi spettatori intervenuti, in alcuni casi spettatori sì, ma anche attivi interpreti della montagna. Qualcuno ha avuto pure occasione di vivere in prima persona l'esperienza indimenticabile dell'arrampicata nella palestra indoor del Palazzetto dello Sport di Tarvisio. Un sentito ringraziamento va a tutti gli sponsor che hanno consentito con la loro preziosa collaborazione la realizzazione di questa quinta edizione del Cookie Mountain Film Festival, che ha saputo concentrare l'interesse dei numerosi turisti presenti, ma anche dei molti valligiani attenti alle storie e alla cultura tradizionale della montagna nelle sue diverse coniugazioni.